Salve a tutti, salve a tutti. Allora, quest'aria friccicarella, festiva, natalizia, devo dire che mi state convertendo. Ero e sono un Grinch, ma vi dicevo, alla fine mi state tutti convincendo e lo spirito del Natale sta attraversando anche il mio spirito. Non sono così cinica, però devo dire che non sono mai stata estremamente avvezza a questa atmosfera natalizia. Sono un po' Grinch, mi piace esserlo in fondo. Ma amatemi così. Allora, scherzo, trascorrete queste feste al meglio, che voi siate credenti, che non lo siate, ma sicuramente il periodo può permetterci di fare qualche riflessione ed è bene che sia così. Allora, perché questo video? Perché è arrivato il momento del mese in cui con Paola del canale Paola Style i video intitolati Tre parole della nostra vita per un film. Adoratissima mia Paola, dalla quale prendo tanta ispirazione sempre e spesso e che abbraccio perché uno dei suoi amici Pelosetti è venuto meno. Lei so che è una donna meravigliosa ed è attaccatissima ai suoi amori. E quindi le dico pubblicamente che le sono sinceramente vicina, ma so che supererà al meglio tutto e in fondo è nel suo cuore, rimarrà nel suo cuore. Ciò, tre parole della nostra vita, per chi non conoscesse questo titolo rappresenta per me una grande amicizia virtuale, perché purtroppo non ho conosciuto ancora Paola dal vivo, ma dagli inizi del mio canale, consiste nel fatto che ognuna di noi racconti un episodio della propria vita o un episodio che ci ha colpito in un determinato periodo e ne estragga da questo racconto tre parole. Da queste tre parole l'altra deve in qualche modo consigliare e raccontare un film che appunto si attenga a queste parole, che però ovviamente non devono essere perfettamente aderenti al racconto che l'altra ha narrato, ma che ci sia un filo logico. Nell'ultimo video Paola mi ha lasciato delle parole che vi invito a vedere nell'info box, così come a vedere il suo video, ma è più probabile che voi eventualmente siate venuti da me, rispetto al suo video che non il contrario, però in qualsiasi caso io, vi rimando assolutamente ai suoi video, al suo video. E diciamo, le parole afferivano ai contesti lavorativi, al lavoro, ai giovani. E voi non ci crederete, ma sarà l'atmosfera natalizia, sarà quello che volete, ma più adeguato del film, o meglio dell'adattamento cinematografico che si è fatto del racconto di cui vi parlerò, non l'ho trovato. Perché? Perché in effetti ci sono una serie di film che trattano del lavoro, soprattutto della contemporaneità, della precarietà, oppure degli abusi che spesso vengono fatti negli ambiti di lavoro rispetto a mobbing o rispetto a. Vi dicevo, però, che cosa mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente Il canto di Natale, e Christmas Carol di Charles Dickens. Che io amo moltissimo, devo dire, non sono una che rilegge.
forse i film un po' di più lì. Ma A Christmas Carol non finirei mai, come le fiabe in generale, come i racconti di questo tipo, non finirei mai di rileggerlo, di rivederlo nelle varie trasposizioni cinematografiche, quindi dalle trasposizioni della Disney con Topolino. Dalle trasposizioni di film con attori vari. Sino all'ultima, diciamo che io ho apprezzato tantissimo, che è quella appunto della Disney e che ho potuto vedere al cinema in 3D, ed è stata meravigliosa perché a un certo punto c'erano questi fiocchi di neve che arrivavano addosso ed era un'atmosfera davvero da brividi. E quindi mi è venuto in mente A Christmas Carol, perché direte voi? Perché se ci riflettiamo su A Christmas Carol, parte dal raccontarci un uomo arido, un uomo tutto intento alla sua attività lavorativa, un uomo che non vede oltre e che ha dedicato tutta la sua vita a fare del denaro e a non coltivare i rapporti umani. Lo vediamo nel momento in cui il suo socio viene meno, e a questo punto che succede? Come è noto, arrivano i tre spiriti del Natale presente, passato e futuro, e gli fanno evidentemente intendere ciò che è la vera essenza della vita. E quindi, perché mi è venuto in mente? Perché è vero, io per prima, in questa mia fascia d'età, in questa mia epoca, sono proprio nel vivo, di queste contraddizioni, in cui persone con delle famiglie 50-60 anni che non possono andare in pensione, ma si ritrovano senza lavoro. Per me, che mi colloco in quella fascia d'età in cui già le generazioni precedenti avevano una sicurezza economica e purtroppo non posso dirla di avere se non con le autorità dei miei, nonostante faccio una professione che in tempi passati non solo donava l'indipendenza ma anche il benessere. Ecco, nonostante tutto ciò, quel film a me fa venire in mente che devo lottare, parlo in prima persona, per avere quello che mi spetta e quello che ci spetta, perché il lavoro è ciò che nobilita l'uomo. E non, ma appunto, questo non significa che la nostra vita deve essere dedicata al lavoro. Questo significa che la nostra esistenza deve trarre dal lavoro la forza per coltivare quello che è importante, le relazioni umane. Vedete, io vi parlo di relazioni umane perché spesso magari si parla di amore, di amicizia. Ecco, io per esempio sono single, ma io sto investendo nelle mie relazioni umane. Sto investendo nelle amicizie, nei rapporti di conoscenza più o meno stretta. E io non mi sento sola, perché cerco di circondarmi di affetto, perché quando io sono scoraggiata, quando non ce la faccio, sono queste persone che mi riscaldano il cuore e mi risollevano. E ciò non sarebbe possibile nemmeno con l'idea che in un mese possa guadagnare 10.000 euro. Non mi scalderebbe altrettanto, e lo dico con senno di poi, così come una persona che mi vede in difficoltà emotiva, in difficoltà, una difficoltà di qualsiasi genere, mi dica anche una sola parola
parola, un solo sospiro di sostegno. Quindi, rispetto alle parole lavoro, io le demando questo rimando a voi, a Paola, questo film, questo racconto, che prendetelo non vi do una specifica, uno specifico film, vi rimando a quello di Topolino, all'ultimo appunto della Disney, alle tre esposizioni varie, perché il senso è quello. Fare del proprio lavoro, perché poi alla fine Scrooge, insomma, donerà anche attraverso la sua attività, potrà anche donare, no? Quindi fare della propria attività, lottare nonostante tutto per avere quello che ci spetta, ma non dimenticarsi mai che quello ci serve a, non dobbiamo vivere in funzione del lavoro. Per quanto riguarda invece le tre parole che voglio lasciare a Paola, in questo caso lo faccio non in base a un racconto che ha contrassegnato ora la mia vita, ma in prospettiva, perché sicuramente i prossimi video saranno successivi a Capodanno, quindi con l'inizio del nuovo anno. Quindi io li faccio in prospettiva. Paola, io ti lascio le mie tre parole che vedrete scorrere qua, insieme all'ultima che è Speranza, quindi nuovo anno. E speranza, perché voglio proiettarmi già nel futuro, dicendo troviamo la gioia e la nuova forza per affrontare questo nuovo anno. Quindi, Paola, un film che parli di una rinascita, di buoni propositi, di nuove prospettive e di speranza. Fai tu. E io quindi vi auguro buon Natale, buone feste. Paola, un particolare a te, credimi, non so come poterti spiegare quanto affetto io provi per te, quanto ti ringrazio e quanto questo piccolo angolo che mi dedichi con questi video siano piacevolissimi e importanti per me. Un abbraccio, ciao!